Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, sì, sono all'aperto, fuori da casa mia. E beh, qua vedete questa cosa blu perché è la mia piscina che abbiamo appena smontato. E vabbè, questo comunque è il mio giardino. Allora, oggi volevo fare il video tag il mio amico peloso che in questo momento sta scappando. E sarà abbastanza lungo perché comunque non ho solo un amico peloso da fare vedere. E quindi niente, direi di iniziare. Leggerò le domande su questo riformulato di mia mamma, questa cover fashion. Sì, va bene. Allora, intanto vi prendo il mio amico peloso. Vieni qua. Vieni qui. Allora, questo è il mio amico peloso. Si chiama Bea. E adesso si siederà qua con me. Siediti. Dai, brava. Beh, è divina, ma non ci arriva. Non ci arriva, no, non ci arriva decisamente. Stai lì, un attimo. Allora, come si chiama? Si chiama Bea. Che animale e di che razza è? Allora, beh, è un cane, se non si è capito. È un cane ed è uno Shih Tzu. Che non so se sapete. Cioè, in teoria lei non dovrebbe essere così. Dovrebbe avere un pelo lunghissimo, ma dopo a me sembra troppo un mocciovilido. Quindi no. Da quanto tempo ce l'hai? Ce l'ho da 11 anni. Racconta qualche sua stranezza. Allora, che dorme strana. Che russa. Vediamo se riesco a farvi sentire come russa. Non russa in questo momento. Fa tipo... Sì, ecco, l'ha fatto. Beh, comunque, russa. Poi, come l'hai avuta? Allora, praticamente io volevo un cane. Da strada tanto tempo, siamo tornati dalle vacanze vacanze estive e mio papà me l'ha portato in uno scatolone, ed è piccolina così, era troppo bella. Poi, quanti anni ha? 13, 14, giù di lì. Cosa significa per te il rapporto con lui, lei? Mi sta distruggendo una gamba. Comunque, il rapporto con lei... Sì, divino questo ciuffo. Il rapporto con lei per me è molto, cioè significa tanto perché comunque ce l'ho da quando praticamente sono piccola. Io mi sono prestata vicino, ed è tenera. Mi un bacino. Grazie. È coccolosa e cioè, comunque ci sono molto legata. Vedete com'è brava? Sì, in questo momento ho avvistato. Un lucertolo. Quali sono i miei momenti più belli con lei? Sempre, cioè mi diverto un sacco perché poi se non rompi gli rompo tipo facciamo la lotta, non so, tipo gli faccio così sulla faccia, lei si arrabbia, mi morde, vedete che in questo momento sta scodinzando perché vuole andarsene e invece stai qui. No, che cosa ho fatto? Niente, scherziamo. Che soprannomi ha? Allora Bea, nome normale, Beus che la chiamo io. In questo momento sì, è proprio stufa. Beus che la chiamo io, mia mamma la chiama Kentensele, ma non chiedetemi con quale criterio. E basta, poi ha un po' tutti i soprannomi che si hanno ai cani, puzzi. Quali sono le parole che riconosce? Tante, troppe. Capisce tutto, capisce carota, capisce pizza, capisce tutto. È troppo difficile avere un cane così intelligente. Che cazzo sta guardando? Bea? 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 Cosa guardavi? Vabbè, comunque, ecco, questo è il mio primo amico peluso, che era la Bea. Ciao, vai a farti un giro. Ha fatto... Adesso vi prendo un altro amico peluso. Ecco, è lui. Vedete? Sì. Allora, lui, questo coso, è un criceto. E vi rifaccio le stesse domande di prima, comunque. Lui è pacioso perché lui si fa coccolare tutto il tempo. Si chiama, come si chiama? Allora, ufficialmente, non si vede neanche se lo tengo qua, ufficialmente si chiamerebbe Bignè, ma si chiama Cricci. È un criceto russo. Ma se io lo metto qua, faccio qualche cagata delle mie. Ma sei divino. Sì. Niente, no, vi dispiace, ma ho paura che si suicidi. Beh, comunque, da quanto tempo ce l'ho? Quasi un anno. Come l'hai avuto? Me l'ha regalato il mio attuale amoroso. Quanti anni ha? Ma sapete che non ne ho idea. Avrà un anno. Perché?
Non c'è, ce l'ho qua io. Racconta qualche sua stranezza. Non ve lo dico perché è una cosa schifosa, cioè dorme. Scusate un attimo, devo farvi vedere questa scena. Il fatto è che il cappotto ce l'ho in mano io, non so cosa stia facendo. Comunque dorme con il culo di fuori, cioè cosa schifo. Ma perché? È qui, eh. E guarda. Ecco, ok. Aia, aia. Sì, ok. Cosa significa il rapporto con lui? Boh, per me è una cosa comunque che mi ha legato con il mio fidanzato, quindi... Aia! Che soprannomi ha? Cricci, obeso, ciccione... un po' di tutti. I momenti più belli con lui, lei... non è che ci posso tanto, perché vedete, si è già rotto le palle di stare qua. E tra poco mi morderà anche. Quali sono le parole che riconosce? Nessuna. Riconosce questo verso, se vi interessa. Vediamo se lo fa. Sei qua, eh? Vabbè, basta, mi hai rotto. Comunque, comunque quando sta dormendo io faccio... Lui arriva. Si mette a guardare la sua gabbietta. Bea, ciao. Vuole mangiarselo. Vedete questo coso peluso qua, il mio cane, che vuole mangiarsi il criceto. Basta. Ha tentato un azzannamento, ve lo dico qua. Mi partiva il criceto. Ciao. Adesso lo metto via. E questa è la sua cuccetta. Vado a prendere l'altro amico peloso, che sarà una cosa oscena tenerlo in braccio. Ok. Il mio altro amico peloso è questo coso qua, che è un coniglio. Lo vedete? Senti com'è russa? È incazzoso questo coniglio qua. Infatti dovrò fare le cose molto velocemente, perché si incazza subito, mi scappa, dopo non riesco più a prenderlo. Prenderla. Allora, come si chiama? Si chiama Maya, con la Y. Vedete com'è incazzoso? Che animale di creazione è? Un coniglio nano ariete. Variazione, vada a cascar! Però vedete, è già incazzata. Da quanto tempo ce l'ho? Quasi 2 anni. Come l'ho avuto? Me l'ha regalato il mio ex moroso per quando mi ha festeggiato 1 anno. Quanti anni ha? Ma penso che abbia 2 mesi, 2 anni e qualcosa. Qualche sua stranezza, che è incazzosa, e non puoi tenerla in braccio perché sentite, c'è un respiro ansimante, schifoso, non lo so. Cosa significa per te il rapporto con lui, lei? Ma niente, prima era molto più bello, perché prima era carina, ci davo da mangiare, mi coccolava, mi leccava, adesso è incazzosa, non posso più farci niente con lei. Momenti più belli con lui, lei, sempre, cioè alla fine. È pacioso questo coniglietto, non vedi quanto è carino? Però è cattiva. Ecco, vedete, questo è un momento incazzoso. Per me è sempre mestruata. Provi. Che soprannomi ha? Ah, Maya, Maius. Boh, mia mamma la chiama in un modo, ma non lo so. Perché lei deve farmi venire le crisi di identità agli animali, cambiandogli i nomi già. Sono degli animali un po' così, cioè non è che potete dirmi che è un coniglio intelligente come un cane. Ti so che zampe che ha dietro. Cioè, se vi arriva un calcio da questo coso qua... Puttanis. Incazzoso. Parole che riconosce, nessuna. Pappa riconosce. E basta. Poi avrei anche, adesso mi scappa e lo so, avrei anche 2 tartarughe di terra, ma non è che posso raccontarvi tanto di quelle, e 2 pesci che non fanno niente, quindi ecco, basta. E niente, questo qua era il video tag sui miei amici pelosi, che in questo momento sono incazzati perché ho fatto questo video incazzati. No, scherzo. E basta, spero vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto lasciate un like, commentate per qualsiasi cosa, e se mai commentatemi qua sotto cosa volete che faccia come prossimo video. Paura, questo coniglio mi spaventa. E niente, vi saluto tutti, ciao, vi mando un bacio, anche Maya, manda un bacio.